La non verba, realizzato con il contributo dell'iniziativa Laboratori dal Basso, azione della Regione Puglia, cofinanziata dall'Unione Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo, programma 2007-2013. Ringraziamo i partner Stai Sinergico, iProject, iMove Puglia, FabLab, The Cube, Officine Cantelmo e Come ti veste, e presentiamo anche le organizzatrici, gli organizzatori, o meglio, di questo evento rappresentato da Francesca Verzenti di Vinole ed SRL, una startup innovativa che lavora nel campo della wearable technology, che produce borse high-tech, insieme con l'associazione che rivalorizza le tradizioni del territorio con un po' di Margherita, rappresentato da Silvia Margherito. E ringraziamo l'ospite, il docente di questa giornata, Gianni Calignano. Ah, scusate, ringraziamo anche il project manager di questo evento, appassionatissimo di moda, economista e blogger, molto bravo, Giorgio Scolozzi. E diamo il nostro benvenuto, nonché ringraziamento al maestro Gianni Calignano, che ci parlerà della sua professione e professionalità, nel mondo della moda, per il quale lavora ormai da anni, e della sua capacità di creare e gestire contatti con i mercati internazionali, in particolare quelli arabi e russi. Pertanto, diamo inizio a questa giornata e grazie a tutti per essere venuti. Ah, bene, grazie. Ciao ragazze, sono Gianni Calignano, mi chiamo Gianni comunque, chiamatemi Gianni. Sono qui invitato dai miei cari amici per illustrarvi un po' la mia vita, il mio percorso lavorativo nella moda. In particolar modo nella couture, nell'alta moda, perché sono due mondi totalmente diversi, per chi fa moda e dire couture che prêt-à-porter. In tutto questo mi piacerebbe che comunque qualcuno poi mi iniziasse a fare delle domande, perché sarebbe importante interagire con voi. Vorrei capire, siete delle scuole? Siete delle scuole? Sono un autodidatta perché mia mamma, le zie, i miei nonni erano dei bravi sarti e ricamatori. Io all'età dei 18 anni, 19 anni, ho scoperto un po' dopo l'istituto d'arte questa vocazione della moda, perché già comunque disegnavo abiti, manichini, che donne, che... Mi piaceva comunque il bello, come mi è sempre piaciuto il bello. Guardare sempre questa donna molto elegante, molto bella, andavo alla ricerca di immagini, di film in bianco e nero, perché tra l'altro mi ricordo che in quel periodo alle 11 del mattino facevano sempre di domenica questi film pazzeschi. Attratto da queste donne fantastiche, ho iniziato piano piano a elaborare la mia... E a limare un po' il bello di quello che comunque era la donna. Dopo il liceo artistico sono passato in Accademia di Belle Arti perché pensavo di fare scenografia. Dopo il secondo anno, all'età dei miei 15 anni, ho perso la mia mamma. E all'età dei 18-19 anni, mio papà, con mia grande insistenza, mi ha aperto un'attività che era quello, un laboratorio, un atelier a Nardò. Lui ci credeva in me, mi ha dato una mano, non mi ha lasciato così tranquillo per poter dire fai quello che vuoi, no, assolutamente. Però la sua paura era di non finire l'accademia, perché lui ci credeva molto in questa cosa che per lui sarebbe stato molto importante, il diploma. Questa attività la vedeva più un'attività secondaria che fare uno scenografo, che partire, che viaggiare.
Comunque io mi iscrivo in accademia, frequento dopo il secondo anno, tramite l'accademia mi invitano ai diversi appuntamenti sempre in Italia in trasmissioni importanti. Da lì nasce un percorso. Ahimè, dopo il quarto anno un docente dell'accademia mi dice nella vita bisogna fare un lavoro e non due, bello mio. Io la devo radiare dal corso. Io, ringraziando il docente, mi ritirai e andai via dall'accademia. E continuai a fare il mio percorso con grandissime difficoltà, perché comunque noi siamo in un sud che comunque in quel periodo si sganciava da una situazione, c'era una generazione delle mamme e delle nonne che vestivano in un certo modo e si passava su una fase dove le donne comunque iniziavano a vestire in maniera strappata, rotta, senza nessun vincolo di eleganza. E questo è stato veramente un disagio per me, perché comunque io ho cercato sempre di portare avanti una donna bella, elegante, vestita bene, con la calza molto raffinata, con la scarpa. Non ho, già dal mattino, quando scendeva dal letto, secondo me la donna doveva essere vestita bene. Quello che comunque nelle nostre case accadeva, in un secondo passaggio di generazione, non più. Comunque ho cercato di continuare ad andare avanti, perché ci ho sempre creduto. Nella vita bisogna crederci in quello che si fa, nonostante ci siano tantissimi ostacoli. E dopo tanto tempo di lavoro fui invitato a Roma per un evento molto importante, dove lì io arrivai e mi fecero conoscere la proprietà di questa grande struttura. E l'evento era dedicato al cinema, dove comunque c'era la presentazione di un film. A fine serata, dopo il cocktail, il proprietario mi invitò nella sua saletta del privé. E sapendo già chi fossi, mi disse: e quando lei vorrà, io metterò a disposizione il mio locale, la mia struttura, lei non si deve preoccupare solo che altro di portare i suoi abiti, il resto lo faremo noi. Il resto era uno champagne, una torta, e metteva a disposizione il suo ufficio stampa di questo locale prestigioso di Roma. Le indossatrici, e così fu. Io tornai a Nardò, iniziai a elaborare tutto quanto e tornai con una collezione chiaramente realizzata apposta per questo evento a Roma. Fu, diciamo, tra parentesi, un successo, perché fortunatamente quella sera si trovò la signora Ferretti, ospite dell'evento, che mi venne a salutare e mi disse: io domani parto, magari al mio rientro la chiamerò perché mi piacerebbe incontrarla. E io, tra l'altro, in quel caso non ci feci molto caso, lei mi lasciò il suo bigliettino da visita, io me ne tornai a Nardò. Stavo nel mio atelier a Nardò mentre pulivo, spolveravo tra le mie cose, e mi arriva questa telefonata della signora, dopo 10 giorni, che tra l'altro io me ne ero anche dimenticato, della signora Ferretti, dove mi invitava a tornare a Roma per un incontro con Versace, in quanto aveva parlato bene della mia collezione e volevano incontrarmi per poter parlare di me e di quello che comunque volevano propormi. Io, dopo qualche giorno, vado e parto per Roma e arrivo alla Camera Nazionale della Moda, che allora c'era ancora la Camera Nazionale della Moda, ora è diventato Alta Moda, Alta Roma. E mi trovo di fronte a me
e la signora Ferretti, Santo Versace e Gianni Versace. E chiaramente fu un'emozione grandissima, perché io tutto questo non me l'aspettavo, e anche se comunque nonostante tutto cercavo di fare bene il mio lavoro e di avere un progetto nel futuro di poter fare qualcosa di bello, però era lontano molto da me, dai miei progetti. E mi proposero di entrare nel calendario della Camera Nazionale della Moda, perché la signora Ferretti aveva riferito a Santo Versace e a Gianni Versace quanto io fossi bravo, senza nessun passaggio di esami, perché ora bisognava presentare dei progetti per poter valutare i ragazzi per poter entrare nel calendario. Io ebbi una corsia preferenziale, mi fecero passare tranquillamente senza nessun esame, nessun progetto insomma presentato. E la mia gioia da quel momento in poi fu così tale e grande che chiaramente in tutto questo, tornando giù a Nardone, nel mio paese, dove comunque di gente ne conosco, in pochissimo tempo la voce si sparse e tanti cari amici e tanti amici cercavano di darmi una mano per poter comunque ognuno mettere la sua. E in tutto questo una grande donna mi aiutò veramente, perché in quel periodo lei stava in politica, la senatrice Manieri, non so se loro sono piccoli, però insomma, e lei ci credette molto nel progetto, e allora iniziò a darsi da fare per poter anche recuperare dei denari, che allora insomma erano dei denari, e che potessero portare questo ragazzo a Roma, perché già allora si parlava di presentare una collezione a Roma in un certo modo di 100-200 mila euro, 200 milioni, scusate, 300 milioni per poter presentare una collezione. E così fu, e grazie a lei mi mise in moto una macchina per poter trovare questi soldi, come sponsor, chi 20, chi 50, chi 30, chi 20, e arrivai a Roma, feci presentare la mia prima collezione, tra l'altro nel parterre in prima fila dalle sorelle Fontana, a Gianni Versace, a Santo Versace, a Beppe Modenese, che era lui, era stato per tanti anni il presidente della Camera della Moda di Roma e di Milano, e piacque tanto la mia collezione che mi riproposero di continuare questa grande esperienza. Da lì è iniziata un'avventura molto molto bella, molto da sognatore, perché comunque essere ribaltati in una situazione del genere, dove tu non ci pensavi mai di arrivare. Io stavo lì l'estate a vedere Piazza di Spagna in TV, nelle scalinate, quando scendeva il Grande Valentino, Versace, e mi mettevo a sognare, perché chissà un giorno, no Manuela, voglio dire, la normalità delle cose, no? penso per tutti quanti voi. E da lì è nato un percorso che mi ha fatto piano piano crescere e arrivare nelle boutique più prestigiose del mondo, perché come la Neiman Marcus di Beverly Hills, di New York, come la Saks Fifth Avenue, e tutte boutique mega store internazionali, dove le buyer e i buyer venivano a comprare da un povero ragazzo che stava a Nardò rinchiuso, che ancora oggi quando dici Lecce dicono e dove si trova, cioè rimangono un po' così, figuriamoci Nardò. E nulla, in tutti questi anni ho cercato di dare sempre quello che io ho potuto nella mia terra, portando chiaramente lavori e anche proprio l'artigianato, il nostro artigianato salentino e pugliese, perché poi ho coinvolto un sacco e tante bella gente
a livello proprio di manodopera, dalla ricamatrice alla fattura dell'abito, al tessutaio che mi faceva il tessuto a mano, al qualsiasi cosa, all'orafo. E questa è stata una fase che mi ha portato sino ad oggi ad arrivare ad essere presente in tutte queste boutique. Chiaramente poi con la crisi un po' si è ristretta la situazione, però comunque ci sono ancora. E nel frattempo la signora Madame Yumi Katsura, una grande donna giapponese, in quegli anni andava alla ricerca del suo direttore creativo della sua maison in Giappone, che lei sfilava alta moda a Parigi e la sua sposa a Tokyo. E anche lì è stato così bello, perché lei fece una specie di concorso, però legato moltissimo agli stilisti e ai creatori che c'erano in Alta Roma, ragazzi giovani come me, non stiamo parlando dei grandi nomi. E nulla, mi vuole premiare perché insomma vedeva in me quello che comunque lei voleva portare avanti nel futuro, da lì a poco tempo, nella sua visione delle sue collezioni, sia della sposa e sia della couture. Nominò me, infatti in quel periodo la stampa ne parlò tantissimo, dovetti iniziare a fare su giù dal Giappone, da Tokyo, e mi ricordo che già due giorni dopo della mia sfilata mi ritrovai ribaltato a Tokyo, e la signora era abituata a fare delle cose pazzesche, tipo invitava 500 persone ogni due ore per far vedere le sue collezioni, in un giorno ti sparava tre sfilate. Io arrivai lì che ogni tanto mi addormentavo, perché col fuso orario seduto in prima fila, e ogni tanto qualcuno mi cercava di svegliarmi perché non era il caso di addormentarmi. È stata una bellissima esperienza anche quella, perché dopo anni la dovetti abbandonare, in quanto era diventata un po' troppo stretta per me, perché loro erano talmente esigenti che ogni ora ti mandavano 50.000 mail, perché per come disegnavi, per come poggiavi la matita sul foglio di carta e realizzavi un bozzetto, quello doveva essere. Cioè, se ti scappava la matita e ti cadeva sul foglio di carta e ci si formava un puntino, quel puntino doveva essere messo sull'abito. Alla fine ci rinunciai, dopo questa bella esperienza, perché lei mi diede la possibilità di conoscere anche Parigi, in quanto, come ho detto prima, mi affidò anche la couture di Parigi. Per tre stagioni io arrivavo a Parigi per sfilare l'alta moda, la sua alta moda. Diciamo, ci sono stati diversi step interessanti che mi hanno portato ad arrivare poi ad oggi, a quello che sono oggi. Cioè, a nessuno ancora. Perché comunque nella moda c'è sempre da imparare, c'è sempre da crescere, c'è sempre da scoprire. E questa è una cosa molto importante. E l'importante è essere sempre umili, perché non si è mai nessuno. In quanto tutti siamo bravi a fare le cose, però è importante anche saperle fare con umiltà e crescere in tutto questo con umiltà. Perché tra l'altro io ho colleghi che poi si sono montati la testa e ora non sono più nulla, perché ahimè alla fine poi ti tagliano le gambe quelli più grandi. Perché quelli più grandi dicono: ma dove stai andando? Devi tornare indietro. Insomma, tutte scattano dei meccanismi nella moda che sono pazzeschi. E nulla, io sono a Nardò come punto d'appoggio, per poco, perché comunque tra poco mi sposterò. Sto chiudendo una struttura che per anni è stata molto bella, però alla fine è diventata molto molto grande, molto esosa per il punto dove ci troviamo. Perché negli anni, diciamo, quando l'economia andava bene e tutto si poteva affrontare, ora non più. Ogni tanto bisogna fermarsi
guardare la realtà e dire dove sono e iniziare poi a tornare a fare qualche passo indietro per poi ricominciare da capo. È quello che sto facendo io in questo periodo. Io sto chiudendo una struttura a Lecce e a Nardò per poi spostarmi. E nulla, penso di aver parlato di qualcosa, poi parleremo magari dopo anche degli incontri che io ho avuto con donne molto importanti dell'Arabia Saudita, con famiglie reali, con moglie di sceicchi, quello lo faremo magari anche in un secondo momento, però mi piacerebbe che qualcuno mi facesse qualche domanda, se c'è qualcuno che... Parto io con una curiosità, cioè. Sì. Hai spiegato bene prima. Adesso? Sì, ok. Una curiosità, Gianni, prima hai parlato di... Insomma, è molto facile, chiaramente, insomma, andare su e giù in questo settore dove magari, ecco, il punto della creatività col business, bene o male, deve trovare un suo punto di raccordo, cioè le due anime si devono un po' mettere d'accordo, no? Quando ti parlavano Gianni e Santo Versace, quindi quando ascoltavi da loro le varie esperienze in questo senso, quali sono state le prime tre cose che hai rubato in buona sostanza? Quali sono state? Le prime tre cose che hai rubato, più dal punto di vista creativo o più manageriale? Più creativo, io sono creativo. Chiaramente ogni creatore di moda è l'unico in Italia, forse è Giorgio Armani, che lui chiaramente è nato più manager, che infatti è manager di se stesso. E gli altri, un po' tutti quanti, sono stati dei grandi creativi, tipo Valentino, il grande Ferré, anche Gianni. Poi ognuno a fianco ha avuto Santo Versace Gianni, o Giammetti Valentino. In tutto questo chiaramente bisogna essere anche fortunati a trovare la persona giusta che comunque non scavalchi quello che sei, perché se poi qualcuno cerca di importi delle proprie idee in quello che fai, perdi la tua personalità, la tua creatività, il tuo io, che comunque non sei più tu, ma stai ragionando con la testa di un'altra persona. Allora, in quel caso viene a mancare la vera creatività di una persona che crea, capito? E bisogna essere fortunati a trovare una persona molto sensibile e molto che deve stare sempre a fianco a te, ma un passo dietro, mai un passo avanti. Quindi, ecco, tu come dai consigli ai giovani ragazzi che bene o male si approcciano a questa professione? Come ti poni? Come mi pongo? Intanto ci devono credere in quello che fanno, perché gli ostacoli saranno tanti, enormi, grandi quanto i grattacieli, perché comunque poi bisognerà pure capire dove vorranno sviluppare la loro professione, se qui nel Salento o in giro per il mondo, perché qui nel Salento è vero che siamo lontani dal mondo, ma siamo in un punto, secondo me, più bello del mondo, in quanto usciamo da casa, abbiamo il bel mare, il bel tempo, il bel verde, e quello per chi crea è molto importante. È molto importante perché ti sviluppa tante cose, ma è bello pure comunque iniziare a viaggiare, perché comunque iniziare a viaggiare e conoscere tanta altra gente che sta nel settore è importante, perché ti confronti, perché quando ritorni a casa hai portato qualcosa che comunque tu, stando nel Salento, non conoscevi. Ci si apre un mondo importante e bello. Ecco, non stare fermo, cioè fai una scelta di rimanere qui nel Salento, sì, ok, io ci sto come ci sto io, però è bello comunque viaggiare sempre. Ci sono curiosità per ora? Manu? Domande? No, per ora? Franci? Fra? Curiosità? Fra? Ok. Va bene così? Qualche domanda? Abbiamo curiosità per Gianni oppure le portiamo tutte dopo? Come vogliamo? Forse tra qualche minuto? Sì, tra qualche minuto. Allora, iniziamo, continuiamo a parlare oppure ci fermiamo? Come dici? Magari continuiamo ancora un altro po', poi tra un po' facciamo la pausa. Va bene, ok.
E parliamo di queste donne irraggiungibili, perché insomma queste donne irraggiungibili si trovano in un mondo dorato, che sarebbero queste donne, oltre che essere belle, anche molto ricche. E sono le donne che comunque mantengono in piedi l'alta moda nel mondo. Grazie a Dio, perché insomma, un po' per quanto riguarda il costo eccessivo che ogni abito nell'alta moda può anche avere. Perché dicevo prima ad Emanuela che si parla di alta moda, però non si sa perché un abito di alta moda alla fine viene a costare una somma eccessiva. Ma ci sono tessuti che alla base già costano 2.000-3.000 euro al metro. Alla fine significa che un abito dell'alta moda necessariamente deve arrivare a costare un prezzo non esagerato, ma che poi siamo nella normalità. E questo significa che la normalità è comunque la donna araba che comunque lo possa andare a comprare, perché in Italia donne che spendono ad un abito 30-40 in su, 1.000 euro, non ce ne abbiamo. Un po' perché comunque il nostro governo ha bloccato l'economia in tutti i sensi. Le persone hanno paura di spendere, ma anche di spendere nel prêt-à-porter. Ora, per andare a comprare una borsa di Gucci devi stare attento a comprarla, perché non puoi spendere, superare la soglia delle 1.000 euro, e devi dare delle spiegazioni al fisco perché l'hai comprata e perché se te lo potevi permettere. Immaginiamoci un abito da 30.000 euro, da 40.000 euro. Allora, ben venga che ci siano queste donne arabe, queste donne, queste famiglie reali, che loro arrivano lì e comprano a palate degli abiti della couture, dell'alta moda. Un piccolo e proprio è brevissimo, una cliente in comune va da Valentino e sceglie tre abiti da 1.500.000 euro. Ed era una cliente, una principessa molto importante, e con la sua personal shopper. Lei, perché tra l'altro loro sono brave a spendere, sono anche un po' tirate, ecco, sono come noi salentini, che siamo un po' tirati, no? Quando andiamo a spendere vogliamo sempre spendere meno, oppure facciamo lo sconto, e loro sono uguali a noi, solo loro hanno i soldi, noi invece magari no. Allora, quando loro sono, questa donna è andata da Valentino, ha aperto questa borsetta e ha messo fuori delle mazzette in cash per un valore di 1.350.000 euro. E per 5 abiti ha detto prendere o lasciare. E la personal shopper ha detto: secondo me prendeteli, perché se va via da qui andrà sicuramente da un altro couturier e perdere la cliente. E loro presero la cliente. Allora, loro sono fatte così: quando vanno a comprare, devono comprare, però devono barattare. No, devono barattare, devono essere loro a decidere il prezzo da fare. Se quell'abito costa 1.000, allora, sapendo già il trucco, no, cerchi di aumentarlo, perché sennò poi sei anche stupido se non capisci questo. Però è un mondo molto bello, e questo è l'arabo. I russi invece, che sono dei russi nascenti, sono i ricchi, però sono quei ricchi anche un po' diciamo che vanno anche nel rozzo, no? Sono quelli che, come qui da noi in Italia, gli arricchiti, no? Che vogliono essere, vogliono far vedere e vogliono vestirsi da cavalli, allora cercano comunque di vestire più con un prêt-à-porter però vistoso, perché devono far capire che loro hanno comprato da cavalli, tornandoli nel loro paese, che è da Cervino. Non potrebbero mai comprare un Valentino, perché loro non sono donne eleganti, sono molto donne vistose, devono far vedere le loro curve, i loro seni, perché sennò non sono contente. E sono due mondi diversi, paralleli ma diversi, con un sacco di soldi, però chiaramente in tutto questo è bello e ti diverti, perché quando le incontri
tutto vogliono, però nulla vogliono. Invece le arabe sono quello che comunque sanno quello che vogliono. Quando le incontri loro dicono: a me servono 5 abiti, fai quello che vuoi, io ho questo budget a disposizione, fra un mese devono stare questi abiti a Miami o a New York. Questo è il mondo di questa... Invece le italiane dicono: no, che okay, no, non mi serve nulla, non ho... nulla, io dico comunque che nella vita bisogna comunque osare e crederci. Bisogna essere coerenti, bisogna andare avanti, se ci credi in un progetto non devi scendere a compromessi, perché durante la strada ci sono tante persone che brave e cattive. Come i grandi pittori, quando morivano, erano grandi pittori, morivano e dopo la loro morte diventavano importanti. Ecco, se sei bravo, comunque un giorno forse ti scopriranno, però non sei sceso a compromessi e non hai a un certo punto detto: basta, voglio cambiare mestiere, perché ci credi. Ed è importante che sia così, perché prima o poi qualcosa dovrà succedere. La magia esiste. Dimmi. Gianni, l'educazione nei paesi arabi, vabbè, poi ho preso un po' di appunti. Sì. Cioè, come ci si relaziona? Cioè, proprio tecnicamente, cioè, prendi il volo e ti rechi in queste grandi location, in queste grandi strutture? Cioè, spiegaci un po' anche come avviene proprio l'incontro. Intanto sono loro che ti cercano. Perfetto. Non sei tu che vai. Perché comunque ci sono, il mondo arabo è un po'... E hanno una loro religione. Io ho avuto a che fare con donne arabe che non volevano essere toccate da me, non volevano essere viste da me e neanche guardate, cioè proprio lo sguardo non ci doveva essere. Loro ogni volta che io andavo a provare da loro dovevo avere comunque con me la mia premiere, era l'unica donna che poteva entrare e vestire loro. Cioè, loro si fidavano da quello che io avevo fatto, del mio know-how. Allora, se a loro era piaciuto un abito o 10 abiti di quelli che io avevo fatto, che loro avevano visto su internet, che su ebook o che sui Vogue, ti chiamano e ti dicono: vieni perché noi abbiamo bisogno. Però non possono vederti. Poi ci sono quelle un attimino un po' più che vanno anche oltre. Cioè, le puoi toccare, le puoi vestire, le puoi toccare, intendo prendere le misure o iniziare a dare un equilibrio su un abito, che è la cosa più importante, no? Cioè, l'equilibrio su un abito è la cosa più importante. Il bilanciare un abito su una donna è la cosa più importante, perché tutto l'asta, un creatore di moda, se sbaglia quello, può chiudere bottega. No, con loro invece tranquillamente ti puoi muovere apertamente, loro ti ospitano, ti vai lì, provi, fai le tue cose, stai con loro. Invece con queste donne bendate non riesci proprio a comunicare, non riesci neanche a parlare, perché c'è la sua donna, la sua schiavetta che ti dice quello che devi fare, punto. Chiudi il pacchetto e te ne vai a casa. Poi ci sono donne che arrivano, che sei ospite, e ti lasciano la loro carta di credito, dicono: per 10 giorni sei nostro ospite, tutto quello che spendi va a nostro carico. Cioè, tu puoi uscire, puoi comprare, puoi fare degli acquisti, che chiaramente poi quella cosa sta a ognuno di noi ospiti, no? che andiamo a trovare loro per poter... sinceramente non l'ho mai usata, perciò non ho... Loro amano fare così. Ecco, cioè, tu da professionista, da creativo a 390 gradi, cioè relazionarti con una donna totalmente coperta, cioè le prime volte come ti sei sentito? Non è bello perché intanto non sai chi c'è dall'altra parte. Seconda cosa, per chi crea deve avere davanti una figura, una donna, che poi possa avere la 38 o una 54,
però la deve vedere, perché comunque deve formare, deve realizzare e mettere a puntino un abito su quella tipologia di donna, conoscendo un carattere, conoscendo anche la sua personalità. Vedendo la coperta è come se a scatola chiusa stai facendo qualcosa che poi non sai mai se va bene, se non va bene. E questo, sinceramente, a me non è mai piaciuto. In un certo senso va anche a scemare il concetto di donna. Cioè, vedere questa donna, ripeto, massimo rispetto, perché è una tradizione, un modo di fare, anche parte della religione. Però, cioè, viene un po' a cadere, viene un po' a sottolineare, però in senso negativo, anche la tua idea, come vorresti perfezionare questo abito per queste donne. Ma sì, perché comunque vai a scontrarti con una situazione che non è veritiera, cioè non sai sotto chi c'è, capito? Come fai a creare un abito? Cioè, a lei può piacere quell'abito, ma a lei, però io non so se poi a lei quell'abito che ha visto di mio possa stare bene oppure no, perché insomma io non vedo nulla di lei, no. Ed è veramente un peccato poi spendere soldi, che è vero che loro non... Per loro i soldi non sono nulla, però sarebbe bello vedere una tua opera indossata al mille per mille su una donna che possa poi alla fine portarla al meglio. Nel tempo ti sei trovato più a tuo agio, diciamo così, a vestire una donna, a vedere una donna molto magra o molto in carne? Cioè, nel tempo abbiamo visto, no? Negli anni 90, per esempio, queste donne, queste modelle molto molto magre, adesso invece abbiamo l'esplosione, passami il termine, della donna curvy o comunque di queste forme molto morbide. Ecco, nella tua esperienza questo come l'hai visto? Allora, c'è da distinguere due cose che sono molto molto importanti. Mi dispiace quando intanto una ragazza cerca di seguire una moda. Perché una ragazza dovrebbe, o un ragazzo dovrebbe vestirsi per come si sente, non perché la moda detta quella regola e tutti dobbiamo comunque seguire quella regola. È la cosa più sbagliata che possa esistere, primo. Poi tra la 38 e la 40 e la 42, quello che si diceva prima, è la taglia più comoda, la taglia è... magra a me serve per portare quasi un anonimo, un'anima, in passerella un'immagine che ognuno di noi vuol dare. Per noi quantomeno la presenza di un'indossatrice risulti sulla passerella, come immagine meglio è. Cioè, che voglio dire, mi spiego meglio. Per noi può essere anche una stampella, però deve essere anonima. Negli anni 80, 90, mi ricordo quando Gianni Versace usava la Claudia Schiffer, la Naomi, oltre che spendere delle cifre pazzesche per ogni volta che chiamava queste donne, da 200-300 milioni a botta, e... I compratori che andavano a vedere una sfilata di Gianni Versace era più l'attrazione di questa donna, di una femmina in passerella, che dell'abito di Gianni Versace. È stato capito un po' dopo, un po' è stato capito, un po' chiaramente poi non ci sono più stati budget per poter investire in Naomi, in Claudia Schiffer e altre donne così importanti. Ripeto, per me l'eleganza non è la taglia, per me l'eleganza è la testa, per me l'eleganza è il saper portare un abito. E il saper portare un abito, io a volte mi sono ritrovato con ragazze 40 che non riuscivano a muoversi, con ragazze o donne o signore con un 58 che erano così
così belle, così angeli, che a un certo punto dici, forse io preferisco più creare su una donna del genere. Rimani distregato, mettiamola. Sì, rimani molto colpito. Colpito, perché comunque l'eleganza, come ti dico, non è la taglia, capito? Non è assolutamente la taglia, è la testa. La differenza, cioè l'eleganza della donna italiana, della donna russa, della donna araba, io ci metto dentro anche magari l'eleganza del Sud America. Il Sud America è un mercato anche in forte ascesa in questo momento. Devo fare una scaletta? Come preferisci, Gianni, come vuoi. Beh, è la donna più elegante in assoluto è l'italiana, perché secondo me noi abbiamo una cultura alle spalle che comunque non è... noi, come ho detto prima, le nostre nonne e bisnonne già scendevano dal letto con le pantofole col piumino sopra, con la vestaglia, col pizzo attaccato, scintillì, con lo chiffon, non so, cioè cosa che ora in questo momento storico non c'è. Io sono poche le donne che vestono in questo modo, però comunque è la donna italiana. Delle russe non ne parliamo proprio. Forse dell'araba, anche l'americana un po', però l'italiana in assoluto, la prima. Prima hai menzionato le sorelle Fontana. Sì. Quanto hanno inciso, soprattutto con queste gonne molto morbide, molto ampie nelle tue collezioni e nel tempo, quanto sono entrate nel tuo immaginario? Allora, io intanto quando ogni volta che presento una collezione a Roma, che a Parigi, che quest'estate sono stato a Xi'an, in Giappone, in Cina, cerco di portare sempre un pezzo della mia terra. Chiaramente se non lo porto, se non riesco a portare con i colori, lo porto con i ricami, lo porto con lo stile, insomma, comunque cerco di portare sempre qualcosa della mia terra. Loro hanno influito molto con queste gonne un po' a campana, un po' arricciate, un po' così, perché negli anni 40-50, diciamo il boom della vera moda, della Grace Kelly, di queste donne così belle, così irraggiungibili, così angeli, loro vestivano queste corolle. Corolle veramente importanti, in tutte le forme, e la couture è quella, l'alta moda è quella, non è la trasparenza, non è la trasparenza che si vede lo slip, non è la trasparenza che si vede il seno, assolutamente no, l'alta moda era quella. Un giorno arriveremo, potremo apprezzare la donna russa così elegante come la donna degli anni 50 in Italia? Non credo. No, non credo, perché è proprio questione di DNA, di sangue. Come noi abbiamo questa forma mentis di vestire in un certo modo, bene, elegante, loro sono propense più a vestire in un altro modo, che a noi non ci appartiene. E penso che debba passare un bel po' di tempo. Quelle più vicine a noi è il mondo arabo, dell'Arabia Saudita, ecco, quel mondo sì. Cioè, ma veramente ci riconoscono da lontano? Sì, siamo italiani, quindi... Certo, dappertutto, è chiaro. Ci inseguono a noi. Quando stiamo fuori, in giro per il mondo, ci inseguono per tutto. Per la moda, per la cucina, per quello che comunque noi italiani portiamo. Ecco perché sarebbe bello veramente che in questo momento storico il nostro governo potesse capire quello che piano piano sta perdendo, perché tutti i marchi più importanti se li stanno comprando, come Valentino, come Gucci, come Bulgari, come... E questo è un peccato, perché quando inizieranno veramente a svegliarsi queste persone, si renderanno conto che tutti i marchi più belli, più eleganti della nostra Italia non ci saranno più. Per quello che hai visto in questi anni, cioè cosa c'è davvero nelle tre paroline Made in Italy, Gianni? Cioè cosa hai colto nel Made in Italy, secondo i tuoi viaggi? Secondo i miei viaggi? Nella tua esperienza.
Cioè, cosa porta veramente questo amore per il Made in Italy, questo amore per l'Italia? Per chi viene qui in Italia? Per chi viene qui e tu chiaramente quando ti sei spostato nel tempo, quindi hai raccontato, come ci ho detto prima, hai raccontato il tuo paese. Secondo me noi abbiamo una struttura proprio della nostra terra, della nostra penisola, che intanto è bella come forma. E poi, secondo me, ogni regione ha da raccontare, e da raccontare tanto, cosa che gli altri non hanno. Dei monumenti. Noi abbiamo una storia vera, che comunque in giro per il mondo non trovi, non riesci proprio a trovare. Ecco perché tutti impazziscono per l'Italia. E comunque sarebbe bello che continuassero a fare questo, perché comunque dobbiamo veramente voi giovani, io un po' più avanti nell'età, dovremmo veramente lottare contro questa cosa qui, nel senso che non dovremmo farci scappare tanto di quello che abbiamo. Comincio a leggere un po' di domande. Come vuoi. Nelle ultime creazioni a cosa ti sei ispirato soprattutto? Prima ho detto che io amo la mia terra, non me ne sono mai andato perché ci ho creduto e ci credo ancora, perché abbiamo una terra che è fantastica, il Salento. Io quando posso cerco di portare qui tutte queste donne arabe. E due anni fa è venuta la Kerry Kennedy, perché è una mia amica e cliente, e ogni volta mi chiama e mi dice voglio l'abito e glielo mando, e viene realizzato apposta per lei per tutti i suoi eventi, e puntualmente ogni volta mi invita e non ci vado, e ahimè devo dire, e comunque. E mi ripeti la domanda? Mi è sfuggito. Sì, nelle ultime creazioni a cosa ti sei ispirato? E io tutto quello che faccio mi ispiro sempre al Salento. Non ho, ai colori, a una collezione, ricami su un'altra, cioè tutto quello. Anzi, a volte incontro i tessutai, come diceva la mia amica che è stata l'altro giorno a Milano. E i tessutai quelli più importanti, che dicevo a loro che riescono a vendere tessuti a 3-4 mila euro al metro, li conosco bene, sono quasi amici, che ogni volta che chiedo a loro di realizzarmi un tessuto apposta per me, loro mi dicono ma quale monumento vuoi della tua terra, ma quali colori vuoi della tua terra, ma quali. Io la cosa che faccio è prendo un'immagine e gliela spedisco. Prendo che poi sarebbe il mood di una collezione, no? Il mood sarebbe una raccolta di immagini che tu metti su carta e da lì parte un primo input di una sfilata, di una creazione di tante idee, dove poi ti portano a tirare fuori una collezione. Io faccio così, io mando a loro le mie idee, loro tirano fuori le loro idee per come la pensano. Mi mandano via mail o via cartaceo tutto quanto, ancora meglio perché con le mail non ci ragiono bene io, devo toccare. E da lì parte, cioè parte tutto, lo stesso con il ricamo. Io ho le mie ricamatrici, e addirittura io so ricamare e so cucire. A volte sono io a dare un'impronta del ricamo e sono loro che sviluppano poi l'idea, e questa è una cosa importante perché da lì poi passa il ricamo, cioè sempre con i colori della nostra terra, tutto quello che comunque, ecco perché, cioè il mio DNA è il Salento. Quindi ci racconti un po' quali sono gli altri passaggi per la realizzazione di una collezione, Gianni? Ecco, dopo questo confronto con il tessuto, ecco, quindi la riunione, cioè una riunione tipo con le tue collaboratrici? Sì, diciamo intanto che io quanto tempo? Viaggio spesso. Ok, sì, se ci puoi raccontare per bene anche questi passaggi più tecnici, così. Però il fatto del viaggiare spesso mi serve più che altro ad aprire molto la mente, la testa, di incontrare persone nuove, di stringere le mani a persone
giovani, meno giovani, più adulte, a frequentare salotti molto importanti, a frequentare qualsiasi tipo di persona. Io ecco, c'ho da dire che a me piace frequentare qualsiasi tipo di persona. Non sono abituato, come altri miei colleghi, a frequentare solo i salotti top. Cioè, per me, io posso cenare con un amico ogni giorno, con un'amica ogni giorno, o con un'amica che mi invita, lei se mi invita questa sera a cena, magari dico di no perché questa sera sono già impegnato, magari la settimana entrante ci vado con lei a cena, non dico di no. Perciò mi piace fare questo, raccogliere e portare qui. Però una volta arrivato giù, vuoi che sia, la mia testa è così impregnata del mio Salento che parte sempre dal mio Salento una mia collezione. Una riunione che io faccio alle mie premiere, con le mie ricamatrici, con le mie signore, e dico, a me serve una collezione, deve essere questa. Allora, io vi do l'idea, però l'immagine deve essere quest'altra, perché comunque è importante che esca in un certo modo. È questo che comunque faccio, niente di che, ma penso sono passaggi obbligatori di qualsiasi tipo casa di moda o qualsiasi, insomma, anche atelier piccolo, qualsiasi che anche ragazze giovani che si stanno mettendo nella moda in questo periodo, perché vedo ragazze di scuole superiori, insomma, che... Quanti dipendenti ci sono nella tua maison, Gianni? In tutta la squadra da quante persone è composta? Ora molto piccola, molto stretta. Una volta eravamo 15. E poi ho rimpicciolito perché poi i tempi sono quelli che sono, e ho cercato di rimpicciolire un po' tutto quanto. Però la cosa secondo me fondamentale è che in questo momento sto riprendendo in mano una situazione che un po' mi era sfuggita. Intendo questo, che io fino a 10 anni fa ero io e 2 altre persone. Cercavo di sviluppare tutto quanto da solo, dall'A alla Z. Poi, quando sono arrivato in alta moda, avevo bisogno di personale, di situazioni che veramente ti comportano una macchina diversa da quello di quando comunque vesti la cliente o vesti la cliente a Lecce, nel Salento, in giro per il mondo. Finito il calendario di Alta Roma, perché io in questo periodo ho cercato di tirare i remi in barca in quanto voglio capire da grande cosa fare, e ho cercato di rimpicciolire l'azienda. Allora, ora sono io e 2 altre persone. Prevalentemente comunque sono solo, perché le altre sono operative a livello di sartoria, che è la premiere e la prima ricamatrice, ecco. Sono quelle che io do a loro l'input e loro mi portano avanti il lavoro. Poi tutto il resto lo faccio da solo. Ok. Un'altra domanda, poi insomma è divisa in due. Quali sono i modi più importanti e i canali migliori per emergere? Cioè, nel tempo, come ti sei un po' comportato, come hai visto? E se iniziassi il percorso in età più matura, se magari questa cosa può costituire un limite? Allora, per farsi conoscere, forse Alta Roma ha fatto tanto, perché è un passaggio che è molto importante. E entrare in un calendario così, così prestigioso quando entrai io, perché ancora erano i periodi belli di Alta Roma, è stato importante. Ora loro stanno cercando di rilanciare un po' tutto quanto, perché chiaramente anche in questo Alta Roma ha preso dei colpi. Sta cercando ora di rimettersi un attimino a recuperare tutto quello che stava perdendo, e sinceramente ci sta riuscendo, e anche bene. C'è la signora Fendi, che insomma è una donna in gamba. Però io in questo momento della mia vita, forse se mai dovessi, come diceva Emanuela, ricominciare una passerella,
Roma sì, forse come primo step, però mi piacerebbe più Parigi, perché Parigi è internazionale, Roma non lo è. Lo era Roma, come lo era Milano, ma ora non più. Ecco perché ti dicevo, tutte le situazioni più belle italiane ormai ci stiamo facendo scappare via. E questa è una cosa veramente brutta dell'Italia, perché dovrebbero veramente ritornare a fare un tavolo e dire: noi abbiamo il cinema, la moda, sono situazioni veramente belle che ci potrebbero salvare. Tra l'altro l'economia è in piedi proprio per la moda, per il nostro cinema, invece no, hanno altri interessi. Spero che ci ritornino a pensarci bene. Un percorso che inizia in età matura può essere un limite? Assolutamente no. Hai un know-how alle spalle che è totalmente diverso da quello di quando hai iniziato da giovane. Cioè le cose le inizi a vedere totalmente diverse, in maniera diversa, perciò cerchi di non fare comunque errori che hai fatto nel passato. Ma c'è davvero tanta differenza insomma, Gianni quando aveva 30 anni e Gianni oggi? Come personalità no. Come stile neanche. L'unico passaggio in questo momento che sto notando è proprio quello che ti ho detto, che vi ho detto prima. Si capiscono tante cose che prima non vedi. Allora, ora che cominci a vederle in un certo modo, cerchi di non fare errori. Perché lo stile è rimasto sempre quello. Chiaramente ogni collezione cambia secondo l'umore, perché è importante anche questo in un creatore di moda, avere un umore tranquillo, essere sereno nella vita quotidiana, non essere mai arrabbiato, nervoso, no, perché a secondo il tuo umore esce fuori una collezione. Però no, escluso questo. No. I 2 o 3 errori che puoi raccontare, che ci puoi dire? Quelli che hai commesso. Ma non lo so. Forse dare fiducia, molta fiducia al prossimo. E in questo penso che si racchiudano tutti e 3. Al prossimo intendo a persone che comunque, sai, tu cerchi di dare fiducia, che poi magari cerchi di dare dei passaggi che non appesantiscano la tua figura, la tua creatività, invece poi ti tocca risolvere i tuoi e quelli degli altri. Quanto agli inizi il tuo spirito creativo si è scontrato con il budget a disposizione? E qual è stata la soluzione? No, sinora no, mai. Non c'è stato mai non ho avuto mai sinceramente un limite nel creare, anzi, tutto quello di cui avevo bisogno, di tessuti importanti, di materiali preziosi. Non ho mai badato a spese. Come promuovi la tua azienda? Utilizzi social network? Allora, io sono negato per queste cose, ma negatissimo. Proprio. Ora sto iniziando a imparare qualcosa, però l'unica cosa che sto seguendo personalmente è Instagram. E invece, fino a qualche mese fa, c'era Facebook, lo seguiva una ragazza che lavorava da me, e ora tocca a me, perché in tutto questo ti accorgi pure che poi lasciando nelle mani di altre persone così delle cose in maniera abbandonata non riuscendo a seguirle, tirando una somma ti rendi conto che poi alla fine non, le cose che vedi tu non riescono a vederle le altre, no? Altre persone. Allora, ora sto cercando di prendere Facebook tra le mani per capire un attimino come ripulirlo da situazioni che non mi piacciono. E poi, che altro? Come promuovi la tua azienda?
sono la tua attività? Mettendo la mia faccia, stringendo le mani alle persone, viaggiando, così, non ho... Ho un passato che comunque mi ha permesso di lasciare dei ricordi a tanta bella gente, perciò sto cercando di portare avanti anche in questo momento la stessa cosa. E diciamo che nel mio caso diventa più un passaparola, perché come detto prima, Instagram, Facebook, serve, diciamo è un'immagine, però chi è un'immagine giusto per farsi conoscere anche da ragazzi più giovani, però chi compra l'abito in su misura certamente non è la donna che va a star lì a mettere Instagram e Facebook. Allora io cerco di completare le due o tre cose messe insieme perché sono importanti e perché voglio imparare io, perché potrei anche farne a meno. Ok. Sì, ok. Toto. Ciao, piacere. Senti, ti volevo chiedere tre cose. Una curiosità proprio molto così personale e poi due altre domande di tipo più commerciale. La parte, diciamo, di curiosità è questa. Io mi sono trovato a vivere diverso tempo appunto nei paesi arabi del Golfo. E insomma, vedendo molto spesso queste donne in abbaia, no? Quindi comunque di tanti livelli sociali, però era molto nonostante a un occhio non abituato possano sembrare delle mummie tutte nere, in realtà no, con l'abitudine si vede anche, bastava guardare le scarpe, si impara a distinguere, no? E mi rendevo conto, no, spesso dell'eleganza di una certa abbaia rispetto ad un'altra, anche se non potevo capire quali erano gli elementi che facevano questa eleganza, questa qualità. Quindi ti volevo chiedere, come prima curiosità, da tecnico, no, quali sono questi dettagli che rendono all'occhio, no, una abbaia più o meno elegante, no? Poi la seconda domanda è questa, cioè quali sono nei tuoi rapporti con i paesi arabi del Golfo o altri con cui gli aspetti strutturali del rapporto commerciale che instauri, no? Quindi se tu fai un lavoro di non so, di promozione, di pubblicità o comunque di entrature attraverso canali che non siano per forza quelli classici ufficiali, e quindi diciamo ci vuole un tipo di passaparola, che tipo di passaparola utilizzi. E poi sotto insieme di questa domanda, ovviamente non tutti riescono ad arrivare ai livelli, no, di alta moda a cui tu sei arrivato, però magari molti si trovano, no, a voler partire con un'azienda nel campo della moda, del lifestyle, più alla portata, diciamo, no, di tutti. Che suggerimenti daresti tu per un'azienda più ridimensionata che però volesse approcciarsi ai paesi del Medio Oriente? Allora, iniziamo dalla prima, no? Allora, la prima ti accorgi subito dal trucco di una donna, perché gli occhi si vedono, dal profumo che si porta e dalla scarpa. Allora, se queste tre combinazioni, insieme all'abito che indossano, arrivano ad un'eleganza che, diciamo, l'eleganza, tra virgolette, che per noi può essere qui una donna per bene, che veste bene, ti accorgi che là sotto quell'abito c'è una vera donna, di quelle donne che comunque arrivano a casa e che sono vestite bene e non sono... Sì, no, però la parte accessoria sì, no, è facile, ma dall'abito stesso, cioè quali sono gli accorgimenti tecnici della abbaia? Dalla, no? Dalla fattura, perché ti accorgi, è come da noi,
e vedi il mio cappotto, il sovrabito, e ne vedi un altro a fianco, magari ti accorgi che questo può essere in lana e quello a fianco in cashmere. Cioè, ci si accorge subito dalla fattura, dal taglio della spalla, dal taglio, da tante cose, no? È più per un occhio esperto, no? Queste sono poi, tra l'altro, anche il valore che dai ad un capospalla, ad un abito di un creatore di moda che di un'azienda qualunque. La seconda era? Quali sono, nel tuo caso, gli aspetti strutturali del rapporto commerciale con i paesi arabi? Mm. E poi il suggerimento che daresti invece a un'azienda che non vuole, cioè non riesce magari a essere di couture, ma vuole comunque iniziare un rapporto commerciale di relazione comunque più regolare con questi paesi. Allora, per quanto riguarda la mia situazione, come quella di tanti altri ragazzi di creatori di moda, è più un passaparola, come l'ho detto prima. Noi in questi anni, io e altri miei amici, sfilando a Roma, che presentando le collezioni a Parigi, che e comunque ti fotografano, ti mettono su book, su internet, su quelle immagini fanno il giro del mondo. Allora, quando una donna di quel tipo va a premere haute couture, ti esce, come ti esce Valentino, ti esce Dior, ti esce anche Gianni Calignano, ti esce, poi sta a loro scegliere chi vestire e chi non vestire. Non. Per quanto riguarda un'azienda giovane che vuole affacciarsi in quel mondo, e secondo me lì non può essere più un fattore di passaparola. Lì bisognerebbe veramente studiare e avere un database, dove comunque avere un progetto tra le mani, dove seriamente lavorarci e investire su quello che comunque dovrebbe essere il percorso dell'azienda. E nel mondo arabo ci sono tanti signori che fanno anche questo lavoro e che ci lavorano seriamente per poter far crescere un'azienda italiana da quelle parti. Perciò bisogna solo poi, è questione solo di un incontro, di incontri, di appuntamenti, di... io non so lei cosa faccia... E cosa vorrebbe fare magari? Una domanda, una curiosità, io lavoro come consulente di marketing proprio per l'internazionalizzazione, quindi mi piaceva... Dove, no? Qui a Lecce? Qui a Lecce, sì. Mi piaceva avere insomma un'opinione, cioè, sì, sul certo, campo. Certo. No, per quanto riguarda la couture è un passaparola, è più internet e più... Invece per un'azienda piccola che vuole affacciarsi in quel mondo lì, bisogna comunque avere dei denari da parte, perché non è facile entrarci. Però una volta che riesci ad entrare, ad avere un canale di preferenziale e presentare quello che comunque è il prodotto, non diventa... Perché loro accettano tutto quanto. Se il prodotto è buono, di qualità, loro lo accettano, ti chiamano, ti invitano. Non sono persone scortesi che non ti rispondono alle mail, appena vedono una mail, qualcosa che è, loro ti rispondono, incontriamoci, vediamoci. Sotto questo aspetto sono persone educate. Abbiamo ancora un'altra curiosità per Gianni? Allora, Gianni, facciamo qualche minuto di pausa, poi riprendiamo. Va bene. Quando sei venuta da me? Il giorno della luna di marzo. Ah sì, sì, è bello, è bello. Un attimo. C'è lo streaming qui che sta andando. Eccoci. Riprendiamo con due mie curiosità, nel senso che quello che mi stupisce, essendo anch'io neretina, è il tuo comunque attaccamento al Salento e a Nardò, tanto è stata la scelta di avere un atelier a Nardò. I vantaggi e gli svantaggi di questa tua scelta, quali sono stati poi nella tua carriera? Carriera.
Il vantaggio è stato quello di scendere a Santa Caterina a fare colazione al mattino presto. No, il vantaggio di rimanere nella mia terra è stato, come ho detto prima, che già uscire da casa, respirare la bella aria pura, vedere il bel tempo, il bel mare, già questa cosa per me era importante. E incontrare i miei amici, perché quando sei in una città tipo Milano ti perdi, tu non incontri gli amici li frequenti una volta a settimana a sé, e invece per me era importante avere attorno a me l'amico. E gli svantaggi, sicuramente ci sono svantaggi, perché stando su Milano ogni giorno, non ti dico una o due volte al giorno incontri persone che ti possono essere utili nel percorso della tua carriera. È chiaro che stando qui su Lecce, nel Salento, non incontri nessuno, perché non essendoci qualcuno che ti puoi confrontare, che faccia moda, non esiste, allora chiaramente in tutto questo sei veramente lontano dal mondo. Almeno che non hai la possibilità ogni fine settimana di prendere un volo d'aereo e spostarti e frequentare le feste, gli incontri, gli appuntamenti, quelli che comunque ti servono poi a poter crescere, a poter portare avanti una situazione come comunque è stato Marras, no? Marras in Sardegna. La sua fortuna è stata comunque, sono stati altri percorsi, altre situazioni, però nonostante lui avesse un appoggio in Sardegna come location del suo atelier, del suo realizzare i capi, lui si era sempre in giro per il mondo. Un'altra domanda, diciamo, mi affascina molto la cultura asiatica orientale. Nel momento in cui tu crei o pensi un abito, lo, diciamo, adatti a una cultura di destinazione, o comunque lo crei e poi sono, diciamo, le donne arabe a sceglierlo? Quindi è come se tu scegli loro, sono loro a scegliere te. Ah no, allora intanto sono due cose diverse quando si realizza una collezione che quando si realizza un abito per una donna asiatica che è araba, che e in quel momento cerchi di dare una tua immagine in collezione. Poi alla fine, una volta realizzata la collezione, portata in passerella, finita, è chiaro che ci può essere la donna asiatica che si innamora del tuo abito, come ci può essere quella araba che sicuramente farebbe lo stesso lavoro. Nel senso, sono loro che comunque vengono a scegliere te. E in base a quello, a meno che non c'è un'idea di una donna che mi dice io ho bisogno di un abito perché sposa mia figlia, o voglio un abito per mia figlia ed è una donna asiatica, lei scegliendo te sceglie già uno stile, perché a monte ha fatto una scelta di stile, scegli te e cerca comunque di combinare con te un'idea di un abito da sposa che un abito da sera. Avete una domanda? Ciao Gianni, io mi chiamo Francesca. Allora, grazie. un po' di curiosità. Allora, innanzitutto una un po' più seriosa, diciamo. Si dice sempre di più oggi che aumenta il divario tra le classi ricche e quelle povere. Mi sembra di capire dalla tua bella favola che comunque il tuo mercato di riferimento è quello del lusso. Sì. Mi chiedevo se anche questo avesse subito nel corso del tempo una battuta d'arresto, cioè se c'è un po' di crisi, se si avverte anche in questo campo, in questo settore. Dipende da se guardiamo in questo periodo l'Italia, sì. Se guardiamo il mercato russo anche, se guardiamo il mercato... diciamo asiatico no affatto, se guardiamo gli arabi neanche. Questo sì, ha bloccato un po', diciamo, un po'
l'economia di quello che comunque è il lusso. Solo che il Vuitton o il Gucci della situazione o Prada della situazione, loro non avvertono questa crisi, in quanto essendo dei brand multinazionali in giro per il mondo, la cliente che ha soldi e che si può permettere di acquistare una borsa la compra che a Roma, che a Parigi, che a Londra, che invece chi è nel proprio piccolo, come in questo caso io, realizzo l'abito su misura, e la sento, e in quanto in Italia non ci sono più i matrimoni di una volta, perché oggi sposarsi chiaramente è la fascia dei giovani, prima di affrontare un matrimonio ci pensano due volte, 3, 4, 5, 10, 1000, vivrebbero sulle spalle dei genitori. Allora diciamo che quella fase lì sta sparendo, anche se in pochi chi lo affronta ti chiede l'abito non più da 3.000 euro ma da 1.000 euro, da 1.500 euro. E devo dirti una cosa molto importante, che sinceramente a me fa male quando viene una ragazza da me e mi dice: io mi dispiace signor Calimiano, non mi posso permettere un abito da lei perché il suo abito no, ha un valore che io non posso... È costretta ad andare a comprare un abito da sposa con tessuti in nylon, con fibre sintetiche, con materiali poveri. E io più volte mi sono chiesto il perché non accontentarla. E è quello che da un po' di tempo sto facendo. Cioè, nel senso che quando viene una ragazza da me e mi rendo conto che veramente non ha la possibilità di affrontare una cosa del genere, cerco io di adeguarmi a lei. Dico: bella mia, quanto devi spendere? E mi dice il suo budget. Io cerco di entrarci in quel budget, perché è importante far sognare, perché è un sogno in quel momento il matrimonio, far sognare quella ragazza. Se per lei è un sogno indossare un mio abito, io cerco di accontentarlo. Allora, questa è una fase molto importante. L'altra fase è quella che comunque, sì, le forbici si stanno proprio aprendo talmente tanto che ormai tra un po' di tempo ci troveremo veramente per terra. E ben venga se il mondo arabo viene a investire qui in Italia. È un peccato perché ci sta rubando tutte le cose più belle, però ben venga, perché almeno ci sta portando, come hanno fatto anche con l'Alitalia, almeno ci portano delle iniezioni di un qualcosa che noi non abbiamo più. E se ce l'abbiamo, ce l'abbiamo da parte, perché non sappiamo il futuro quale sarà. Se abbiamo un qualcosa da parte, non ci va di spenderle e di investirle in un momento così di crisi. Allora diciamo, lo teniamo accantonato, perché nel momento in cui veramente ci dovrebbe servire, ce l'abbiamo. Ecco perché io dico sempre: ben venga a questo mondo che viene, lascia tanti bei soldi, come loro i russi, anche gli asiatici, solo che, come ho detto prima, gli italiani e i russi in questo momento stanno più o meno allo stesso livello. Io nel mio piccolo cerco di fare quello che posso per un'amica, per una cliente, per una ragazza giovane che vuole incoronare il proprio sogno della vita. E poi, chiaro, come me non so quanti ce ne siano, però insomma. E poi un'altra cosa, prima mentre parlavi, giustamente il tuo percorso è lungo, hai molta esperienza, e
ovviamente avrai incontrato persone buone e persone cattive. Mi chiedevo la percentuale delle buone e delle cattive, e se potessi raccontarci sia un aneddoto in positivo, non lo so, un momento in cui ti sei fidato di qualcuno e poi magari sei stato deluso, oppure positivo, di persone magari che invece ti hanno dato più di quello che tu chiedevi. Sì, allora io nella mia vita sono stato sempre ottimista. Solo ahimè che in questo periodo sono passato dall'altra parte, perché in questi 10 anni ho fatto un percorso che sinceramente mi è servito a crescere, però non era quello che io mi aspettavo. E dovuto a me, dovuto a persone che mi sono state a fianco, che magari fatte da scelte anche sbagliate, giuste, io ancora questo non l'ho capito. Però in tutto questo penso di aver fatto in tempo di capire intanto che devo voltare pagina di un periodo passato che comunque non voglio più vedere, che mi è servito a crescere, a darmi veramente tanto. Però ho bisogno di cambiare, di come se rinascere, no? Da capo. Solo che rinascere con un know-how che 10 anni fa non avevo, che ora ho, e spero di non fare gli stessi errori che ho fatto, di dare fiducia a persone che magari ora ho chiuso. Una domanda più leggera. Vorrei dei numeri. Non lo so, il vestito più costoso che hai venduto, o il vestito con più metri di tessuto utilizzato, o con più ricami o più ore di lavoro. Vorrei capire, questa è la mia curiosità più. Allora, l'abito con più ore di lavoro, 2 mesi di lavoro. L'abito, mi dicevi? Più metri di tessuto. Più metri di tessuto? No, vabbè, non, io nei miei abiti non ho mai usato molti, molti metri di tessuto. Cioè, ne ho usati pochi ma buoni. Cioè, pochi ma preziosi. Come dicevo prima, per la mia pazzia io sono arrivato pure a usare tessuti che costavano 3.000 euro al metro. Ma perché comunque, secondo me l'alta moda è fatta anche di questo, no? Di pazzia, di sogno, cioè, ecco, forse molta qualità, tanta qualità e meno, insomma, materiali non poveri, perché un tessuto che alla fine viene a costare 50-100 euro al metro non è un povero tessuto. Però comunque ho preferito magari realizzare un abito con quei tessuti lì più preziosi che con. Ecco, pazzia su queste cose qui, sì, ne ho fatte tante. E poi anche tanto materiale come lo Swarovski, perché nel mondo dello Swarovski ci sono tanti materiali simili allo Swarovski, che una persona che non conosce lo Swarovski non se ne accorge neanche. Però anche lì o il materiale deve essere buono oppure no. Perché poi tutte queste cose messe insieme fanno la qualità di un abito. E l'altro era? Il più costoso. Se ce lo puoi dire, poi. Preferirei non dirlo. Preferirei non dirlo, no, però la cosa bella che mi è successa nel Salento è che una donna doveva sposarsi ed è venuta da me per il suo abito bianco, e solo che l'abito doveva essere chiaramente regalato dalla suocera, dai suoceri, e povera scelse un abito molto, molto semplice.
ma molto, molto pure piccolo come prezzo, perché non voleva dare ai suoceri l'idea di spendere, farli spendere una approfittare. Di approfittare. Poi mi disse, mi piacerebbe venire con mia suocera per farglielo vedere. Io dissi, va bene, venite insieme. La suocera lo vide e disse, no, io per mia nuora vorrei l'abito più bello che tu mai avessi potuto fare. E così nacque un'idea di un abito pazzesco. Ecco, un abito nel Salento realizzato veramente con tanti soldi è stato uno di questi. Grazie. Tra l'altro l'abito che ora ha questa ragazza qui, gli ha fatto una bacheca in casa, ce l'ha in una bacheca esposto. Gianni, dunque, tre aggettivi che dovrebbe avere uno stilista, secondo te? Quali sono? Tre qualità. Come dovrebbe essere uno stilista? Descritto con tre aggettivi. Per me la prima dovrebbe essere proprio, come ne abbiamo detto, ne abbiamo parlato prima, l'umiltà di una persona, uomo o donna che sia, di un creatore di moda. Non dovrebbe mai montarsi la testa, perché non serve a nulla. Cioè, non, a che serve? Siamo persone umane, non servirebbe a nulla. E poi... un altro è la coerenza, è un'altra cosa, cioè quella della strada, devo andare dritto, non posso girare né a destra e né a sinistra. Cioè per me deve essere quello, non posso andare per come, sai, mi porta il vento, assolutamente no. E la costanza è un'altra cosa molto importante, cioè bisogna crederci in quello che si fa, e sono tre obiettivi che bisogna avere sempre in testa e che non bisogna mai perdere, sai, questo orizzonte di queste tre situazioni che potrebbero essere il successo di una persona, ma non solo nella moda, ma nella vita di ognuno di noi. Ho appuntato alcune frasi che tu hai detto durante, diciamo, questo periodo di tempo in cui hai parlato. Mi ha colpito molto una frase, tu hai detto che bisogna avere la fortuna di trovare delle persone che ti siano accanto ma che siano sempre un passo indietro. Sì. Tu attualmente ce l'hai questa persona accanto che ti sostenga ma che stia comunque, abbia la forza di starti accanto ma stare un passo indietro e mai un passo avanti a te? Come ho detto prima, io sto girando pagina. E mi piacerebbe averla, non è facile trovarla, però mi piacerebbe averla, come è successo per i grandi sarti. Hai mai sentito parlare di del grande Valentino? Sì. Hai sentito mai parlare di Giammetti? Sì, ma non come Valentino. Giammetti, ecco, Giammetti è il suo braccio destro, che tu prima di arrivare a Valentino dovevi scavalcare le montagne, perché sennò non ci arrivavi. Allora, tutte le cose più brutte che sono successe a Valentino se le ha viste sempre Giammetti. Valentino era intoccabile, stava lì seduto dietro la sua scrivania, creava, incontrava le sue donne, le sue amiche, però nessuno lo poteva toccare perché era lui che faceva da scudo a Giammetti. A Valentino. Quando dico un passo indietro, sono queste persone qui e sono grandi, sono quelli che poi sono, diciamo, il successo di uno stilista, di un creatore di moda, sono proprio queste persone qui. È come in un uomo, il successo di un uomo è la donna che è a fianco. Capito? Perché può essere la rovina di un uomo, come può essere anche il successo di un uomo o una donna. La stessa cosa. Quando ti sposi con un uomo del genere, nel senso chiaramente non ho... è perché comunque hai trovato una persona giusta che ti può seguire in capo al mondo, però sta sempre dietro di te. Mai avanti. Grazie.
qualche domanda delle ragazze, preso nota. Prima avevi detto che nella moda è molto facile diventare famosi, come è facile anche cadere dal piedistallo. Qual è il segreto per essere costanti nel tempo? Le tre cose ci siamo detti prima. Prima di tutto devi comunque essere una persona umile e poi trovare le persone giuste che ti stiano a fianco, perché a volte ti possono essere brave comunque ad accompagnarti in un percorso di vita e di lavoro che può essere un successo, come a volte una persona sbagliata ti può far scendere giù. Quindi è importante anche... Fidandoti, Quindi è importante anche la scelta dello staff, delle persone che devono entrare all'interno certamente. Dello staff. Perché ci possono essere a fianco a te persone invidiose, gelose, che tu non sai, però magari lo sono. E chiedevano, immagini mai di abbandonare il mondo della moda? Mai. E un'altra domanda, quale consiglio potresti dare ai giovani designer che hanno, immaginano già una loro linea? E come possono farla conoscere e promuoversi proprio nei primi anni della loro attività, quando comunque non si sono ancora creati un nome? Allora bisogna avere inizialmente tanta pazienza, perché comunque alla fine è un mondo che bisogna avere tanti, tanti soldi. Però è vero anche che si possono fare piccoli passi. Non necessariamente bisogna partire in pompa magna. I piccoli passi, cioè passo dopo passo. Io in fondo, quando ho aperto il mio atelier, grazie al mio papà, è stato bravo ad pagare gli affitti del locale, come è stato bravo a pagare l'arredo del locale, la luce che arrivava ogni mese nel mio locale, la telecom che arrivava a fine mese nel mio locale. Chiaramente tu all'inizio non sei nessuno. E ora poi vi racconterò una cosa che mi è successa proprio in quegli anni. E quando non sei nessuno devi faticare per farti conoscere al mondo esterno, che è una guerriglia là fuori, devi uscire sempre col caschetto, con il coltello tra i denti e iniziare a lottare, e farti conoscere piano piano dalle persone giuste, perché comunque, come abbiamo detto tante volte, le persone giuste sono quelle che ti fanno crescere. Inizi con le amiche, a vestire la prima amica, la seconda amica, nelle feste più importanti, nei capodanni più, no? che ci sono durante l'anno, il capodanno c'è durante l'anno, la festa, il Natale, ecco. Da lì, io in fondo poi ho iniziato così, io ho iniziato facendo un paio d'abiti a due amiche che dovevano andare, allora si usavano i veglioni a fine anno scolastico, neanche cuciti da me, ma cuciti da una sarta, dalle loro sarte. Da lì è iniziato un percorso che poi piano piano sono cresciuto, piacendo, e ho detto perché no? Cioè è stato questo il mio inizio, non è che poi fosse stato... E piano piano ho cercato di vendere il primo abito, il secondo abito, il terzo abito, poi quello che è successo è venuto dopo. E no, quello che vi volevo raccontare è che io quando aprì all'inizio, dopo il primo anno, il secondo anno di apertura, venne una donna, diciamo, una donna da me, che aveva comprato da poco una giacca di Armani che aveva pagato forse 3 milioni in quel periodo. E mi chiese, mi piacerebbe mettere un sottogiacca in seta, e se gentilmente mi trovi il tessuto, perché va bene, io vado alla ricerca di questi tessuti, perché all'inizio dovevi andare nei nostri negozi in giro per il Salento per trovare questi tessuti. Ora chiami le aziende e te li mandano. Prima inizialmente non lo potevo fare, non potevo permettermelo,
trovo questo campione di tessuto, glielo faccio vedere, ah bello, quanto viene il costo della canotta, 400-500 mila lire, non ricordo allora quanto fosse. E lei disse, no, disse, che cosa c'è? È caro. Scusa, sei venuta da me e mi hai chiesto una canotta, però come sotto una giacca di Armani che hai pagato 3 milioni di lire e poi ti stai perdendo su una canotta che costa 400 mila lire. E io ho detto, vabbè, non si fa nulla. Ha detto, no, e poi dopo tutto lei chi è? Cioè, in quel caso... Allora, a un certo punto ho detto, va bene, allora intanto esca fuori dal mio atelier, perché lei non potrebbe più entrare in questo atelier. A cavallo di anni lei tornò perché sposava un figlio e voleva l'abito, perché dopo anni chiaramente poi io sono arrivato a Roma e tutto un tantam di notizie che arrivavano a lei e mi chiese un abito per il figlio. Era in euro. E io di solito gli abiti da cocktail, a cerimonia, partono da 1000 euro e salgono su. Per un tubino gli chiesi 5000 euro. E lei si spaventò e se ne andò, ma lo fece apposta. Solo perché non mi andava di vederla vestita con un mio abito, perché mi fece rimanere così tanto male che... E queste poi sono le donne... grette, cretine, ignoranti che non riescono a percepire la sensibilità di una persona che hanno di fronte, che hanno qualche soldino da parte, grazie al marito chiaramente farmacista, e si pensano di essere le donne al top del paese. Comunque la mandai via. Un attimo, per lo streaming. Dicevo, la influenzano le sue emozioni sulla creazione di un abito? Le sue emozioni, lo stato d'animo? Tanto, ecco perché un creatore di moda dovrebbe stare bello sempre, tranquillo, nessuno lo dovrebbe toccare, pungere, perché a secondo il suo momento, la sua rabbia, il suo... l'abito può essere bello o non può essere bello, non che tocchi più di tanto poi il finito, perché comunque la cliente in quel momento sta indossando un tuo abito, sai, più bella di lei non c'è nessuno, ok. Però ti rendi conto che non è un'opera compiuta, è come se fosse non riuscita, è come se fosse un'opera incompiuta. Perché in quel momento stai dando un prodotto, un qualcosa che non fa parte del tuo carattere. Ok? E a volte io rimando indietro anche l'amica o la cliente per dire magari ci vediamo un altro momento. Questo non è il momento, il periodo giusto per poter creare un abito. Grazie. Domanda? Giorgio? Ringrazio. Gianni, il baricentro del fashion system rimane sempre Parigi per quanto riguarda l'Europa, altre città in giro per il mondo? Per quanto riguarda la couture, sì. L'alta moda, ahimè, sì, perché comunque è internazionale, ormai tutte le donne più importanti del mondo vanno a Parigi. E ecco perché i nostri couturieri stanno a Parigi e rimarrà a Parigi per parecchio, credo. E invece per quanto riguarda le tendenze, il fashion, il prêt-à-porter, anche Parigi va bene, però si sta spostando molto su Londra, su New York, sai, queste tendenze un po' anche da blogger. Sono loro che più o meno in questo momento stanno guidando il mercato, no? Però la couture si rimarrà... Gianni, ma perché provo Parigi?
È Parigi, ma prova a prova a dipingere il tuo quadro di questi 30 anni. Cioè, dipingi il tuo quadro di Parigi. Cioè, perché provo Parigi? Ma allora, intanto se io in questo momento dovessi scegliere, io comunque presenterei una collezione a Parigi. Ma non perché voglia andare via dalla mia Roma, perché io Roma ce l'ho nel sangue. Io arrivo a Roma e mi emoziono ogni volta, sogno, cioè c'è qualcosa che si scatena dentro di me. Però se poi la guardi sotto l'aspetto business, cioè Parigi non è Roma. Parigi, arrivi, presenti una collezione, subito dopo c'è fuori tre donne che si stanno comprando già 20 abiti. Roma la presenti, la collezione, la chiudi e te la porti a casa. Cioè, allora è importante cosa? Cioè, avere anche alla fine di una presentazione, di una creazione, di una collezione, è bello avere anche delle emozioni in questo. E sai quanto è bello avere una donna di fronte che mi dice questo, 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 tiri la somma e ti diventano dei soldi, che dici io per lavorarci ci devo... A Roma non succede più questo. Nel tempo come sei riuscito a sopperire le mancanze dal punto di vista manageriale, eccetera? Dato che comunque, insomma, mi è parso di capire, insomma, hai detto che nel tempo hai sempre gestito tutto tu, sia ovviamente dico in primis la parte creativa, anche la parte di gestione. Cioè, come hai sopperito a questo tipo di... No, non mi è diventato difficile perché... Io sono nato da solo, perciò ho fatto tutto da solo, da lavare le vetrine a cucire, a passare l'aspirapolvere per terra, voglio dire, cioè non era a vendere l'abito, a frequentare i bei salotti in giro per il mondo, cioè non è stato questo che mi ha smosso, nel senso che... Insomma, studiavi la notte per tanto... Sì, poi una cosa quando ti piace, quando lo fai perché ce l'hai veramente dentro, ce l'hai sempre, un continuo oggetto. Io il giorno che mi chiamò la signora Ferretti stavo passando l'aspirapolvere per terra, mi squillò il telefono la prima volta, non lo sentì, e chiusi l'aspirapolvere, per caso squillò la seconda volta. Presi la cornetta ed era lei, l'ho disturbata, no, non si preoccupi, stavo solo facendo le mie cose. Insomma, la forza di volontà poi aiuta durante il giorno a fare un tipo, cioè comunque a dedicarsi insomma, banalmente alle faccende di casa, a quello che comporta chiaramente la quotidianità, poi sviluppare la parte creativa e di notte a dormire meno ore possibile e sì, concentrarsi sulle... Chi crea in qualsiasi momento è bello creare, sognare, dipingere, cioè ascoltare musica con le cuffiette, quella è un'altra cosa che ti dà emozione, che magari ti aiuta a creare delle collezioni, non a vedere un bel film, cioè... Non ho paura di nulla. La tua musica preferita? Cioè, generalmente nella tua playlist cosa non deve mancare? Molte colonne sonore di film. E, diciamo, in questo periodo mi stanno piacendo molto le musiche. Mo ci vuole dell'Arabia Saudita, quelle situazioni così. Ma anche i profumi. Io, per esempio, indosso un profumo che mi sono fatto creare a Riyadh con le loro essenze, che sono importanti, sono le più importanti del mondo, perché anche un profumo mi dà emozione, mi suggerisce e mi aiuta a creare un qualcosa che in quel momento magari, sai... Mi aiuta a far scorrere la matita da sola, ecco. Nel tempo sei riuscito a portare i profumi e i sapori
del Salento di Riad su una tua collezione? Sempre, ma io anche quando realizzavo le sfilate su a Roma, ogni 6 mesi non dovevano mancare i nostri prodotti tipici salentini. Il dopo sfilata c'era sempre una cena che chiudeva tutto quanto con i nostri prodotti tipici salentini, dall'olio al vino, alle mozzarelle, ai pomodori, alle frise, da cui partivano squadre intere di persone, di chef che mi aiutavano, le cene più belle fatte su piazze importanti, che su hotel importanti sono state realizzate dai nostri chef salentini. Quel periodo della tua vita battuta, la possiamo chiamare la frise couture? Sì. La battutaccia, sì. Però per riassumerla in maniera insomma così simpatica. Ma certamente, perché no? Quindi il tuo sogno, se vogliamo, cioè che questi camion, insomma questi fornitori poi magari raggiungono Parigi per far conoscere in terra francese anche, e quindi portare le cene che facevi a Roma anche a Parigi. Come vi ho detto prima, per me è un momento di fermo. Io ora in questo momento sto cercando di capire come muovermi e come avere un secondo percorso della mia vita lavorativa. E per me è molto importante questo momento, perché non posso permettermi di sbagliare. E perché no? Cioè, se mai dovesse succedere che invitato a Parigi per un evento, io mi potessi portare appresso tutto quello che è il Salento, la mia terra. Non ho, per me sarebbe la gioia più grande. Non ho, ma io l'ho sempre fatto, è stata sempre una mia priorità portare tutto quello che ci riguarda appresso a me. Abbiamo altre curiosità? Altre domande? Un attimo, professoressa. Ah, come ti stavo dicendo, ho la pecca di essere arrivata tardi per il lavoro, quindi non ho potuto seguire la conferenza dall'inizio, quindi non so effettivamente di cosa avete parlato, se hai raccontato i tuoi momenti di creazione, come avvengono. Io sono una professoressa di moda e ci conosciamo di vista, perché sono stata nel tuo atelier a Nardò con le mie ragazze un anno a fare uno stage. Ah, ecco, mi perdoni perché... No, beh... Tra l'altro c'è un'influenza addosso che... Quindi io poi ti seguo da quando tu hai iniziato a Roma, perché io ho saputo di te da una mia amica appena avevi iniziato a Roma. Era una modista, Silva Bruschini, che mi parlò di te, dei capi che facevi, perché io stavo venendo qui nel Salento. E mi disse: vai da lui, perché a me è sempre piaciuto fare la modellista, vai da lui, vai a vedere. Però la scuola mi ha assorbito talmente, ma ogni tanto c'è un incontro strano, che una volta sono stata nel tuo atelier con le ragazze e questa volta sto con le mie ragazze qui ad Fantastico. Ascoltarti. Infatti è una cosa un po' particolare, ti vorrei invitare a scuola a fare una conferenza a tutte quante le alunne, perché sicuramente avere una persona come te significa avere un momento in cui c'è il sogno che si vede anche realizzato. Che loro hanno il sogno e tu sei una realizzazione del sogno. Cioè, quello che mi incuriosisce, io ho visto alcuni tuoi bozzetti, perché quando stavo nel tuo atelier ho visto qualche tuo bozzetto, e quindi visti appesi che erano bellissimi, perché hai un tratto molto veloce, si vede che l'idea ti viene, la butti giù e va. E ho parlato con le tue sarte, ho visto i tuoi vestiti che mi piacciono da morire, ho visto la tua collezione anche del Prêt-à-Porter, che era veramente bellissima. Oggi come oggi, sapevo che eri, ossia che lavori, che lavoravi o lavori, perché hai detto che è un momento di fermo, quindi forse lavoravi con l'Arabia Saudita, così
avevo sentito che avevi portato i tuoi modelli lì. Volevo sapere una cosa, la differenza della donna che hai trovato, perché noi siamo europee, abbiamo un modo diverso, e lì invece è una donna che è magari anche molto più chic di quello che possiamo essere noi. Come l'hai vissuta questa cosa, sia questo cambio di donna, come l'hai disegnata, sia che cosa ti ha ispirato per lavorare lì e per creare qualcosa che queste donne comunque sognavano e volevano? Non è stato difficile, perché sono molto molto vicine a noi. Lei non mi sta facendo un esempio di una donna asiatica con noi, oppure una donna russa con noi. Le arabe sono come noi, donne belle, di classe, già nei movimenti le vedi, perché sono donne veramente che già si atteggiano con classe. E non è stato difficile creare un abito o qualcosa per loro, perché comunque per me spostare la matita su una donna italiana, da una donna italiana su una donna dell'Arabia Saudita, non mi è costato fatica, perché comunque sono belle come le nostre donne italiane, come voi. Grazie. Ma stai già affrontando, se stai pensando al mercato asiatico o a un mercato russo? Asiatico. E quindi asiatico. Scusa. Io sono stato in giro quest'estate in quel mondo lì, ma sono molto, ma molto, molto, molto lontani da quello che è la moda nostra italiana, perché loro sono abituati a vedere, a incapsulare molto quello che è la pubblicità. Loro impazziscono per Gucci, Prada e Vuitton. Infatti quando si va nelle boutique a Milano o a Roma vedi le code di queste persone, sono solo loro che entrano a comprare questi prodotti. Perciò arrivare a passare da una moda così standard, da quel livello, e da un livello veloce, pur costando una borsa, ad un livello quasi sartoriale, semisartoriale o sartoriale, non c'è la cultura nella loro testa. Perciò di tempo ne passerà, non so quanti anni. Invece il mondo che ci appartiene più vicino a noi sono proprio loro, l'Arabia Saudita. Beh sì, in effetti se guardi quelle donne sono un po', se guardi alcune donne salentine ci trovi quegli occhi. Sì, 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 ma hanno la nostra stessa eleganza. Quindi per noi anche, ossia, così come per te, così come per loro, affrontare un mercato sia verso l'Asia, che sembra che deve essere il mercato poi del futuro, quello sarà particolarmente difficile come... Loro copiano tutto quanto. Perciò secondo me di strada ce ne vorrà. Quindi sarà sempre un mercato più veloce, ossia sì. Non è il mercato della tradizione, no, di quello che noi... assolutamente no, non sanno neanche cosa significa tradizione. Ripeto, non c'è proprio la cultura nel loro DNA, intanto dell'eleganza. E seconda cosa proprio della cultura del bello. Cioè loro comprare una Vuitton o comprare dal marocchino una borsa che può essere una finzione, che magari se gliela mettiamo a fianco neanche se ne accorgono. Perciò non è tutto relativo per loro. È il marchio che conta per loro in questo momento. Non in questo momento, è stato sempre così. Ecco perché poi vanno a copiare, vanno nei mercati paralleli, là si apre poi un mondo, dovremmo stare altre ore a parlare. Capito, grazie. Piacere. E mi scusi se non l'ho riconosciuta, perché è da un po' di tempo che non ci vediamo. Sì, no? almeno penso 6-7 anni. 7 anni, sì. Sì. E lei sta dove? Allora, io sto all'Antonietta de Pace. Qui a Lecce.
Sì, qui a Lecce, sono professoressa di disegno dell'Antonietta De Pace di moda. Io ho cercato di mettermi in contatto con lei, l'ho pure chiamata. Non mi è stato detto. Sì, sì, non con lei. Con la preside. Con la preside. Eh sì, infatti la preside voleva avere contatti proprio con lei. Quindi non vi state trovando. Perché a me ha detto, vedi se riesci ad avere contatti, a parlare con lui. E... magari dopo ci scambiamo il telefono. Sì, senz'altro. Sì, se non ci sono altre domande... Sì. Punto finale. Io mi chiedo. No, il punto finale, no. Io intanto ringrazio, ho visto una sala bella piena questa sera e sinceramente non me l'aspettavo. E tra colleghe e donne che comunque fanno un mestiere che è molto importante, che è quello del fatto a mano, e docenti e alunne che comunque hanno seguito. E cosa dire, ringrazio tutti quanti voi e voi che avete organizzato, perché siete stati non bravi di più, anche perché mi avete seguito per parecchio non per snobismo, ma perché solo per periodi balordi di viaggi e altro, perciò nulla che dirvi, in bocca al lupo e mi raccomando sempre con forza, tenacia e coraggio in tutto quello che fate, perché ora ancora di più, perché insomma sappiamo come stanno le cose in Italia e non sapremo cosa succederà dopo. Grazie a voi. Sì. Un attimo, attendiamo anche Raffaello. Allora, grazie a tutti per averci seguito, grazie in particolare a chi ci ha seguito dal primo giorno. Vorrei dire a chi non ha ancora messo il mi piace sulla pagina Asola Non Verba, fatelo, perché comunicheremo data e luogo per un ultimo incontro di ritrovo che prevede una sorpresa finale e poi sarà anche il momento di consegna degli attestati per chi ce li aveva chiesti, per chi insomma era interessato. Grazie, e se vi alzate tutti quanti facciamo una foto di gruppo a mo' di selfie numeroso.